smontato finalmente la viva. Questo è il bocchino. Ho controllato con varie punte, prima una 2, ho una 2,5, una 3, ho allargato leggermente il foro. A me poi piace fare questo invito alterno. Insomma, cioè, ho controllato che non ci siano delle intrusioni, gli passo dentro lo scovolino, casomai qualche residuo di colla, bicomponente dentro può sempre succedere. Eccolo qua. Ok. E ora ho la testa da colorare. Questo è già un giallo che ho preparato, diluito, come praticamente vi dicevo. Vado a mescolarlo un attimino. Allora, la bottiglia. Scovolino. Andiamo a colorare, no? Questo, diciamo, il primo colore, no? È il colore spia. In che senso spia? Poi questo qui andrò poi a ricarteggiarlo con la 800. E mi farà vedere se è ancora sulla superficie della viva ci sarà qualche graffietto. Un po' di colore. Cerco di non fare attenzione, di farlo trabordare sull'agrifoglio, perché sennò colorerò pure quello. Questa, ripeto, essendo una colorazione naturale a togliere, è più semplice delle altre. Poi dovrò andare anche a colorare il fornello, la parte in radica del fornello. Questo è delicato. Molto delicata. Niente, la lascerò asciugare, tanto questa qui asciuga subito perché ha l'alcol. La rimonterò e vediamo un attimino se ho tolto tutto.
se rimarrà allineata o se dovrò ancora intervenire un attimino tra canna con il bocchino. Una volta fatto questo, poi sarà ricolorata in modo definitivo e passerò l'olio per far fissare il colore, per proteggerla e ad esaltare la vena del legno. Ciao.